alla bella estate. Abbiamo qui con noi Davide Prieco. Buonasera Davide. Buonasera, buonasera, buonasera a te Alessio e buonasera a Livorno. Altro appuntamento dedicato al cinema. Allora, facciamo una premessa Davide. La tua è una vita praticamente dedicata interamente al cinema. Sì, casualmente. Parte addirittura da mio nonno. Siamo una famiglia con il vizio del cinema. Ho anche due figli di 6 che ho che fanno cinema. E non so come mi ci sono ritrovato fin da ragazzino. Mi ci sono ritrovato prima facendo l'attore, era un attore pessimo, canissimo, ma questo me lo dicevo da solo, nessuno aveva il coraggio di dirmelo. E da lì sono passato a fare l'assistente alla regia con Pasolini, con Bertolucci e con altri. E poi dopo mi sono cominciato a fare giornalista a 18 anni e ho fatto il critico cinematografico. Poi, dopo aver fatto il critico cinematografico, me ne sono andato dal giornale, che era l'Unità, e mi sono messo a fare lo sceneggiatore. Poi mi sono messo a fare l'esercente, ho costruito un multiplex in Toscana, a Sinalunga, con 10 schermi, e poi mi sono messo a fare il regista. Ho debuttato a 53 anni con il film Evilenco. Poi ho fatto dei documentari, tanti, e poi ho fatto un altro film che è La Macchinazione, che è sulla storia dell'atroce morte di Pierpaolo Pasolini, e adesso spero di fare un altro film a breve. Stasera, dopo l'incontro qui in Villa Maria, andremo poi in Villa Fabricotti per La Macchinazione, appunto, proiezione del film, una proiezione esclusiva. Ecco, diciamo che La Macchinazione è un film di genere, no? Nel senso che siamo dentro il thriller come storia, quindi è anche un tipo di film su Pasolini diverso, perché gli altri lavori che diciamo sì, sono stati fatti, biografici, con quello di Marco Tullio Giordano e quello di Abel Ferrara, avevano invece punti di vista diversi. Invece il film è molto molto duro, molto diretto sulla morte, su quella notte maledetta del 1975. La morte di Pasolini è un thriller, perché nessuno sano di mente può credere che Pasolini sia stato ammazzato da un ragazzo di vita incontrato per caso alla stazione, portato a 30 km da lì per avere un rapporto sessuale, e il quale ragazzo poi si è rifiutato, gli è saltato addosso e lo ha maciullato, passandogli sopra con la macchina più volte. Il ragazzo in questione, Pino Velosi, 17 anni, magrolino, filiforme, e tutto questo è una menzogna. E purtroppo tutto quello che c'è dietro la morte di Pasolini l'ho messo nel film La Macchinazione, ma l'ho anche messo in un grosso faldone che un magistrato, Francesco Minicci, sta esaminando, perché mi sono costituito parte civile per riaprire le indagini sulla morte di Pasolini. Pasolini amava molto Livorno, è stato qui penso diverse volte grazie anche a questo legame bellissimo con Alfredo Bini, e c'è un bellissimo brano, diciamo sì, delle bellissime battute sue alla Terrazza Mascagni, dove si intravedeva anche un occhio del regista, no? Ti faccio questa domanda anche a te. Lui pensava a Livorno come una città molto cinematografica, molto colorita, molto florida. Te come vedi questa città? Ma Livorno mi è sempre piaciuta. Adesso ne scopro l'interno. Livorno per me è sempre stato il mare di Livorno è meraviglioso. Adesso con te, passeggiando, ne scopro l'interno e scopro che è una città dove mi piacerebbe vivere. Quelle cose che si dicono non si fanno, però mi piacerebbe viverci. Benissimo, David, grazie mille. Grazie e a voi. Buona serata a tutti.